Vedo nello schermo il ministro Fabiana Dadone, che ringrazio moltissimo. Grazie di essere comunque qui con noi. I temi li ha sentiti, lei è presentissima su questi temi e quindi le chiederei in 10 minuti, un quarto d'ora, di darci un po' il suo punto di vista rispetto a quello che è il compito della pubblica amministrazione oggi. Io credo che effettivamente il punto nodale l'abbia toccato lei con l'ultimo intervento, dicendo che è necessario puntare molto sulle persone. Io ho ereditato questo ministero, ho preso la guida di questo ministero a settembre, quando gli epiteti narrativi collegati alla pubblica amministrazione la descrivevano come un insieme di fannulloni, gente che andava controllata, gente che era agevolata e mantenuta dallo Stato, gente che doveva essere monitorata o con telecamere o con cartellini per riuscire a verificare che cosa effettivamente riuscisse a fare. Io però, quando mi sono insediata come ministro, mi sono chiesta: ma effettivamente ha fatto nascere il senso di Stato e di orgoglio di lavorare per lo Stato questo tipo di atteggiamento nei confronti dei dipendenti della macchina statale? Dal mio punto di vista assolutamente no, non ha migliorato per nulla l'approccio, ha creato anzi una logica perversa per la quale l'amministratore, passatemi il termine, l'amministratore delegato della più grande azienda pubblica italiana descriveva in maniera completamente sbagliata la propria azienda, la prima azienda dello Stato. E quindi ho voluto un po' invertire il senso di rotta, proprio per riportare fierezza nei dipendenti pubblici, per investire in loro e nelle loro capacità. Io ricordo che quando ho iniziato mi è stato linkato sulla pagina Facebook una bellissima lettera di una docente universitaria destinata al futuro ministro della pubblica amministrazione. Lei neanche sapeva chi sarebbe stata nominata in questo dipartimento, per cui era una lettera molto sincera, aperta, nella quale si chiedeva al futuro ministro della pubblica amministrazione di evitare di fare riforme roboanti, di evitare di calare delle norme che non si adattassero alle singole amministrazioni, che sono tutte molto diverse e molto sfaccettate. Si va dall'amministrazione grande come l'INPS a quella molto piccola e dislocata in area interna, e si chiedeva di valorizzare il personale anziché di andarlo a colpire costantemente e soltanto ad accendere il faro su chi non funzionava all'interno della pubblica amministrazione, anziché valorizzare i tanti talenti bravi. Ecco, io devo dire che oggi ci troviamo qui un po' a discutere circa un anno da quando mi sono insediata a Palazzo Vidoni, e molto di quello che c'era scritto in quella lettera l'ho riscontrato con i miei occhi e l'ho trovato molto vero. Ecco perché ho insistito su molti di questi punti che erano presenti in questo consiglio aperto e spassionato. La guida della pubblica amministrazione che ho preso a settembre era di una pubblica amministrazione con dei lati di carenze evidenti, ma dall'altro lato anche delle potenzialità inespresse che meritavano invece attenzione. Sul fronte delle problematiche effettive, sicuramente quella dell'età media avanzata, di cui abbiamo parlato molte volte, della mancanza di competenze digitali avanzate da parte del personale che sta nella pubblica amministrazione, ma dall'altro delle potenzialità, come il fatto per esempio che a livello di government abbiamo molti servizi digitali, ma non è solo il personale della pubblica amministrazione che non è in grado di utilizzarli del tutto, sono gli utenti che non sanno che esistono così tanti servizi sul fronte digitale che possono essere offerti da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi su questo, insieme al ministro Pisano, in sinergia col ministro Pisano, con il ministro dell'innovazione, stiamo facendo un grandissimo lavoro per riuscire a dare una forte spinta sul digitale. Perché io penso che sia in materia di semplificazione che in materia di snellimento del lavoro burocratico delle pubbliche amministrazioni, il digitale rappresenti assolutamente il futuro. E devo dire che l'esperienza che ci ha fatto vivere l'emergenza sanitaria, e più che l'emergenza in sé, le condizioni nelle quali siamo stati costretti a vivere, ci ha offerto un'occasione. Il fatto del distanziamento sociale, la necessità di svuotare gli uffici pubblici, ci ha spinto in una direzione di riconcepire il lavoro. Lì avevamo un bivio davanti. Potevamo scegliere tra bloccare completamente l'attività delle pubbliche amministrazioni e fare un lockdown effettivo, chiudere gli sportelli, o dall'altro lato, con molto coraggio, dire: andiamo avanti, continuiamo a offrire servizi perché lo Stato non può arretrare,
e proviamo a trovare una nuova modalità per offrirli da remoto in maniera da dare un segnale anche chiaro ai cittadini e alle imprese. Abbiamo scelto questa seconda strada, è stata una strada sicuramente non facile, io mi metto anche nei panni non solo dei funzionari ma anche dei dirigenti sui quali ho imposto l'onore ma anche l'onere di riorganizzare completamente la loro attività lavorativa da remoto. Ne abbiamo spesso parlato di smart working in questi mesi, anche se, come ha ricordato in più occasioni, si è trattato spesso di un remote working o comunque di uno smart working d'emergenza con delle caratteristiche, delle peculiarità che non sono quelle dello smart working che siamo abituati a studiare e a conoscere, ma che ha offerto una grande possibilità, cioè quella di gestare, secondo me, il cuore oltre l'ostacolo e di provare a riconcepire l'organizzazione del lavoro in maniera differente, cioè basandola sui risultati e non sulla presenza necessariamente fisica all'interno dell'ufficio. È chiaro che la reazione è stata molto diversa in base ai livelli di digitalizzazione della singola amministrazione, su cui magari le grandi, penso ad INPS o all'INAIL, avevano già investito molto negli anni, quelle piccole periferiche un po' meno. Però con un grande lavoro di affiancamento, di funzione pubblica, con le norme che abbiamo inserito insieme al ministro Pisano nei vari decreti, penso a quella per l'acquisto degli strumenti informatici, ma anche per l'acquisto dei sistemi informatici, insistendo sulla necessità di acquistare preferibilmente dei servizi cloud, per riuscire già a dare un'impostazione, una visione della pubblica amministrazione che avremmo voluto all'indomani, siamo riusciti a dare un supporto anche sul fronte organizzativo, mettendoci direttamente in gioco come ministero e rispondendo anche direttamente alle chiamate da parte dei dirigenti si trovassero di fronte un po' alla timidezza di non sapere come organizzare il lavoro. Però devo dire che l'esperienza è stata positiva, al di là dei numeri, che sono stati dei numeri molto grandi, è stata un'esperienza positiva, si sono moltiplicati i webinar, i corsi di formazione, si è capito che questa poteva essere una modalità organizzativa utile anche da sfruttare in fase successiva. Io credo che questa esperienza ci abbia anche spinto verso una semplificazione, visto che se ne parla molto in queste settimane, perché siamo in attesa di varare in Consiglio dei Ministri il decreto semplificazione, che contiene, come secondo me norma cardine, tutta la parte sulla digitalizzazione che affianca e si affianca ad altre norme che abbiamo già incluso, come per esempio quella sull'interoperabilità delle banche dati o questa sull'acquisto degli strumenti e dei servizi informatici, a tutta una parte sull'identità digitale che sicuramente il ministro Pisano riuscirà a illustrare molto più brillantemente di me, ed è un po' il nodo della semplificazione per quel che riguarda la pubblica amministrazione. Questa fase di lockdown è stato un momento di sburocratizzazione effettiva dal mio punto di vista, proprio perché ha portato, per via dell'emergenza, a sciogliere lacci e lacciuoli, e ci si è messi molto in gioco da parte sia della dirigenza che del personale, con gli strumenti che vi erano a disposizione, anche quelli del personale, quindi propri dei funzionari, si è riusciti a portare avanti il lavoro senza disfunzioni. E io credo che questo sia un risultato molto positivo, che intendo mantenere per il futuro. Voi sapete che pochi giorni fa è passato alla Camera un emendamento che va proprio in questa direzione, che è la direzione che vogliamo dare all'organizzazione, o quantomeno una parte dell'organizzazione del lavoro della pubblica amministrazione del domani. Cioè mantenere il lavoro agile, non in maniera ordinaria come è stata in questa fase emergenziale per il maggior numero di dipendenti possibili, ma di mantenerlo tra qui e fine anno per il 50% dei lavoratori che svolgono attività che si prestano ad essere svolte in questa modalità, quindi modalità agile, e da gennaio che si arrivi al 60%, con l'onere però di predisporre un piano organizzativo del lavoro agile, il cosiddetto POLA. Questo proprio per riuscire a dare flessibilità a uno strumento che richiede una flessibilità, un'adattabilità a tutti i tipi di pubbliche amministrazioni. Non possiamo dire semplicemente diamo una percentuale che è il 10 o il 20% per tutte, perché bisogna riuscire a calarla sia sulla singola piccola realtà che sulla grande amministrazione, e dipende, come dicevo molto prima, anche dal sistema di digitalizzazione che una pubblica amministrazione ha
a cospetto di un'altra. Per cui abbiamo voluto creare questo strumento flessibile del piano, proprio per riuscire anche a responsabilizzare il dirigente e a mettere in capo al dirigente questo onere di dover individuare le attività che si possono svolgere da remoto e all'interno di quelle destinarne poi a regime un 60% dei lavoratori in modalità da remoto, proprio per invertire il punto di vista, cioè improntarla sul risultato, sul servizio che vogliamo fornire all'utente e al cittadino, piuttosto che sulla presenza fisica all'interno dell'ufficio. E in più istituiamo un osservatorio. Io credo che non sia sufficiente semplicemente dare percentuali e dire che bisogna fare piani, serve necessariamente fare un monitoraggio, un osservatorio di come poi si sviluppa questo tipo di nuova modalità organizzativa di lavoro, questo per riuscire, qualora servisse, a fare degli ulteriori interventi per andare incontro alle esigenze che poi si sviluppano nel caso concreto. Io volevo dire che rispetto alla declinazione che avete dato quest'anno a questa kermesse, avete dato una definizione della pubblica amministrazione con tre accezioni molto bella: semplice, veloce e vicina. E io, se posso, mi permetterei di aggiungerne altre tre. Dal mio punto di vista è stata anche coraggiosa, autocritica, ma fiera. È stata coraggiosa in questa fase, lo sarà ancora di più nella fase successiva, perché non ha nicchiato, non abbiamo, io parlo sempre della pubblica amministrazione come se fosse la mia famiglia, non abbiamo nicchiato in una comfort zone dicendo evitiamo di metterci in gioco, ma invece c'è stata una grande voglia di rivalsa e di andare oltre quelli che erano anche a volte i limiti proprio oggettivi, come per esempio magari l'assenza di banda larga che non riesce a raggiungere tutti i territori. Ci si è messi in gioco senza timore di dover tenersi fermi all'interno di atteggiamenti conservatori, ma si è andati oltre e si è accettati la sfida della riorganizzazione sul fronte del lavoro agile. E si è stati autocritici, perché quando abbiamo fatto dei tavoli di discussione oppure abbiamo chiesto come governo di darci dei contributi rispetto a quello che poteva servire, le pubbliche amministrazioni ci hanno indicato il fatto che ci fosse la carenza di strumenti, il fatto che ci fosse la carenza di banda larga. Su questo per esempio interverremo nel semplificazione con delle norme che sburocratizzano e velocizzano la conclusione della banda larga, perché anche questo è uno di quei nodi che non tapeti durante la pandemia, ma che non ci possiamo permettere di mantenere incompiuta. E ha avuto un atteggiamento molto fiero, perché a dispetto delle credenze di tutti e delle aspettative di tutti, e la pubblica amministrazione è andata oltre, è stata all'altezza, mi ha reso fiera e ha reso tutti fieri di lavorare per la pubblica amministrazione, perché è riuscita a superare i propri limiti e a dare un bel segnale di continuità in una fase molto difficile. Io devo dire che ho sempre detto che avrei voluto una pubblica amministrazione che non fosse solo semplicemente semplice, passatemi il gioco di parole, o che fosse amica dei cittadini. L'avrei voluta alleata, nel senso che fosse in grado di fornire dei servizi snelli e dei servizi funzionali e efficaci ed efficienti, e credo che con questa modalità organizzativa riusciremo a raggiungere o comunque ad avvicinarci a questo tipo di obiettivo, rendendo ancora più fiero il personale che lavora per la macchina pubblica. E io devo dire che in questi mesi mi sono spesso chiesta che cosa fosse la pubblica amministrazione. Ci sono vari punti di vista, c'è chi dice che sono delle personale amministrazioni diramate sul territorio, chi ti dice che sono 3.500.000 impiegati, chi ti parla di un affastellamento di esigenze, di interessi. Io poi mi sono data una risposta: sono persone che forniscono servizi ad altre persone. Come dicevamo all'inizio dell'intervento, queste persone, se vogliamo che producano, se vogliamo che rendano la nostra pubblica amministrazione all'altezza delle aspettative, dobbiamo investire su di loro. Questo è il motivo per cui fin dalla legge di bilancio ho insistito molto per togliere il tetto alla formazione che negli anni era stata imposta alle pubbliche amministrazioni. Qualsiasi azienda investe nei propri dipendenti per riuscire ad ottenere
del lavoro che sia del lavoro qualificato. Soltanto nel pubblico sono sempre stati fatti dei tagli lineari, netti e miopi dal mio punto di vista. Invece bisogna andare proprio ad investire nel personale, permettergli di superare il tetto di spesa. Come funzione pubblica abbiamo portato avanti l'esperimento che era già stato iniziato sulle competenze digitali, che si basano sul sistema del syllabus e permettono quindi al funzionario che non voglia farsi carico, all'amministrazione che non possa farsi carico della formazione digitale del proprio dipendente, di fare un assessment delle competenze e di riuscire a fare un corso di formazione che sia personalizzato per colmare le lacune rispetto a quelle che sono le competenze che gli servono tutti i giorni per svolgere mansioni all'interno del proprio ufficio. Su questo abbiamo fatto anche una sperimentazione alla quale hanno aderito l'INPS, l'INAIL, penso a Formez, penso alla Regione Lazio. È stato fatto un protocollo con la TIM, che reca il nome Risorgimento Digitale, all'obiettivo proprio di girare in tutta l'Italia per riuscire a portare questo sistema a conoscenza dei funzionari, ma anche dei cittadini, per riuscire a colmare questo gap di competenze digitali. Io dico spesso che se vogliamo una pubblica amministrazione che sia, passatemi il termine anche se in inglese, ma rende l'idea, che sia smart, dobbiamo avere un personale che sia altrettanto smart. E qui mi collego a un altro grande argomento che riguarda la pubblica amministrazione, cioè i concorsi pubblici. Non dobbiamo sicuramente dimenticarci del personale con età media avanzata, di cui abbiamo parlato finora, che necessita di essere accompagnato in ulteriore formazione. La formazione deve essere sempre fatta e deve essere continua durante tutta la carriera lavorativa. Dobbiamo avere però anche molta lucidità in questa fase nella quale dobbiamo immettere delle nuove competenze all'interno della pubblica amministrazione, proprio perché abbiamo ereditato una pubblica amministrazione con un blocco assunzionale che è durato un decennio. E oggi non possiamo permetterci invece di introdurre delle competenze che non siano più adeguate, dei profili che non siano più adeguati rispetto a quelle che sono le esigenze dell'amministrazione di domani. Allora, su questo, anche qui, le condizioni del Covid ci hanno portato a velocizzare le procedure. In che modalità? Da un lato, ci hanno fatto pensare all'idea di dislocare i concorsi sui territori. Finora si sono sempre fatte tutte le prove centralizzate su Roma, invece per via dell'esigenza Covid abbiamo deciso di dislocarle sui territori in maniera anche da che siano più facili da raggiungere da parte dei candidati, anche con una minore spesa, e quindi una possibilità di sfruttare tutto il territorio senza necessariamente spostare sempre tutti verso la capitale, e un'informatizzazione completa del concorso, dalla fase di iscrizione fino alla fase dello svolgimento delle prove. Quindi iscrizione con SPID per tutti i concorsi che vengono svolti tramite la RIPAM, quindi gestiti da funzione pubblica. Attraverso il sito nel quale ci si iscrive si introduce anche una job description. Questo perché? Perché vogliamo che la pubblica amministrazione, quando arriverà alle fasi finali, dovrà introdurre persone all'interno della pubblica amministrazione del proprio organico, possa avere anche un'idea di qual è la profilazione lavorativa di questa persona. Questo si affianca al discorso dell'assessment interno che va necessariamente fatto per riuscire a matchare i due dati e a collocare le persone in base alle proprie potenzialità nei ruoli più idonei, diciamo, maggiormente idonei rispetto a quelle che sono le inclinazioni e le necessità anche della pubblica amministrazione di ottenere un risultato migliore. Prove completamente svolte su PC. Io l'ho detto più volte, non voglio più vedere delle prove concorsuali che si svolgano su carta. Oggi nessuno scrive un elaborato in un ufficio su un foglio di carta, lo scriviamo tutti su supporto informatico. Non vedo perché invece il concorso si debba svolgere con carta e penna, un sistema indubbiamente romantico, però provoca poi delle lentezze nella fase anche di correzione procedurale e non è proprio all'avanguardia con i tempi. Rispetto, questo è solo quel che riguarda lo svolgimento delle prove. Per quel che riguarda invece la profilazione delle nuove competenze, ho deciso di investire tanto sulle soft skills e le life skills. Io devo dire che molto spesso nei concorsi si fa tanta attenzione alle competenze nozionistiche, che sono indubbiamente importanti, anzi dal mio punto di vista è necessario affiancare
ai profili giuridici ed economici di cui la pubblica amministrazione è piena, affiancare altri tipi di competenze molto tecniche che possono servire, penso agli ingegneri, penso agli architetti, a chi ha delle competenze specifiche per la progettualità di strade, di bandi europei, che sono un po' le carenze che hanno effettivamente le pubbliche amministrazioni nei propri organici. Accanto a queste competenze nozionistiche che sono di indubbio valore, voglio però che vengano anche valutate a parità di condizioni quando ci si trova nell'orale le competenze trasversali e le soft e le life. Io penso che sia molto importante sapere come una persona riesce a gestire un lavoro di gruppo, come riesca a reagire di fronte ad una situazione di stress, come di fronte ad una riunione improvvisa nella quale deve fornire un supporto diretto all'amministrazione nel risolvere la problematica che si è posta. Ecco perché anche nelle multiple choice che manterremo in alcuni concorsi, ci ho tenuto a che a fianco alle domande nozionistiche fossero affiancati anche delle prove logico-deduttive, delle prove di case study, insomma quelle che sono le procedure di selezione che vengono fatte negli organismi europei. Credo che sia una scommessa che dobbiamo provare a fare in questa fase se vogliamo attrarre i giovani migliori e i più bravi all'interno della pubblica amministrazione. Io ho questo grande sogno che la pubblica amministrazione non venga più percepita come la spiaggia sicura grazie alla quale avrò un lavoro per tutta la vita, ma vorrei che i migliori talenti, anziché andare all'estero, anziché puntare alle grandi aziende private, prima di tutto puntassero ad un concorso, magari quelli per alti dirigenti. Qui mi collego al discorso della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, la SNA. Io credo che anche sulla SNA dobbiamo investire molto, dobbiamo lavorare per un potenziamento. E ci ho tenuto molto a che quest'anno si riuscisse a bandire l'ottavo corso concorso. Io l'ho detto fin da settembre, se vogliamo dare la possibilità ai giovani e rendere attrattiva la pubblica amministrazione di vederla come qualcosa di, come una vera possibilità, come qualcosa di attrattivo, dobbiamo mettere anche con cadenza annuale i corsi concorsi per le alte dirigenze dello Stato. Ecco perché abbiamo concluso il settimo corso concorso e già pochi giorni fa, il 30, abbiamo bandito l'ottavo corso concorso per 210 posti più una riserva del 50%, proprio per dare un segnale della cadenza annuale di questo tipo di corso concorso. Io voglio che chiunque esca dall'università abbia la consapevolezza che la pubblica amministrazione offra tutti gli anni anche solo un numero molto limitato di posti da dirigenti, ma che questa possibilità ci sia e abbia una cadenza regolare. Su questo fronte ricordo anche che, per esempio, in tema di valorizzazione delle competenze, già nel decreto mille proroghe, se non ricordo male, abbiamo introdotto una norma insieme al Ministero dell'Università per valorizzare i titoli dei dottorati di ricerca. Anche questo è un tema che è stato spesso sollevato e che viene poco valorizzato all'interno dei punteggi dei concorsi pubblici, ma io invece penso che sia un grande tema se vogliamo sempre, come dicevo prima, spingere i talenti a venire all'interno della pubblica amministrazione. Grazie. Se posso ancora due minuti, o se no ditemi voi. Un minuto. Grazie. Ok, grazie. Scusa, mi sono dilungata. La maternità mi ha fatto stare troppo chiusa. No, la ringrazio davvero. Grazie davvero, Ministro. Sono tantissimi i temi che abbiamo messo in luce, saranno i temi che svolgeremo in tutto questo forum PA. Grazie davvero, grazie per aver ribadito questa centralità dell'amministrazione pubblica, delle persone dell'amministrazione pubblica. Siamo passati dall'idea delle impronte digitali allo smart working in un passaggio molto breve e molto, diciamo così, repentino. Dobbiamo mettere in mezzo le persone.